Allora, professore, il laboratorio si sposta a San Giuliano di Terme, ma qui dentro cosa si fa praticamente? Qui dentro si fanno studi sulla biologia delle piante e sull'ecologia degli insetti. Lo scopo di questo laboratorio è di fare ricerche di base da un lato sui temi della genetica, della biologia delle piante, risposta agli stress, risposta ai cambiamenti climatici, risposta agli insetti dannosi, per trasferire queste conoscenze in applicazioni di campagna, perché abbiamo anche delle attività che poi sono all'esterno del laboratorio, quindi le nostre, diciamo, scoperte il laboratorio poi le trasferiamo anche ai produttori agricoli per cercare di migliorare quelle che sono le produzioni agricole attuali e di permettere agli agricoltori di continuare a produrre in maniera sostenibile, economicamente sostenibile, ecologicamente sostenibile, anche in futuro. Quindi il nostro scopo è questo, quindi di rendere un servizio alla collettività con le attività che svolgiamo nel campo della ricerca sulle piante e su, dicevo, sugli insetti che le colpiscono. Praticamente quali sono i benefici? I benefici sono quelli di ottenere dei prodotti anche in condizioni complicate e difficili, quindi in condizioni di stress, ottenere un miglioramento qualitativo delle nostre produzioni e quindi fare un trasferimento di benefici anche al consumatore, quindi il produttore riesce a produrre meglio, riesce a produrre alimenti migliori e il consumatore beneficia poi di prodotti migliorati dal punto di vista organolettico e anche salutistico, perché ad esempio stiamo studiando anche le nuove frontiere della nutraceutica, quindi l'uso degli alimenti per prevenire i rischi legati a patologie e malattie. Questo è un po' l'argomento.